video, scusatemi per le condizioni, raga, ma mi sono svegliata da 20 minuti, veramente il tempo di neanche di svegliarmi, di scioccarmi la faccia, di venire di qua a registrare questa nuova challenge delle 12 ore. Sapete che ormai faccio sempre queste challenge, specialmente delle barrette di 12 ore, perché è inutile farle continuare fino al giorno dopo, quindi le concludiamo così a 12 ore. Scusatemi per le condizioni, ma stamattina sinceramente una parte di me si voleva anche preparare, truccare, però dall'altra parte non ne valeva la pena perché comunque più tardi vado ad allenarmi dopo la video lezione, vado ad allenarmi, quindi mi trucco dopo essermi allenata per rendere il concetto. Quindi adesso iniziamo la challenge perché io sto morendo di fame. Scusatemi questi capelli, ma anche oggi mi devo fare uno shampoo. Tutto è un work in progress, ma vabbè, voi siete abituati a vedermi anche così. Sono le 9:04 del giorno 29 aprile. Non so se si vede. Spero di sì, ma in ogni caso vi faccio uno screen proprio per sicurezza. Allora, qui davanti a me ho tutte le barrette selezionate. Quindi queste. Eccole qui, oh. Allora, vado ad assaggiare prima questa qui, la piccolina, della Waysport Waffle Nocciola, 45 protein bar, love sugar, vabbè, 45 grammi, eccola. Allora, questa per 45 grammi ha 161 calorie, 5,9 grammi di grassi, 15,5 grammi di carboidrati e ho 18 grammi di proteine, quindi per 45 grammi i valori non sono male. Sì, mo 3 ore per aprire sta barretta. Cioè, no, vabbè, io... No, vabbè. Ok, sto ancora dormendo. Allora, si sente un buonissimo odore di nocciola. Eccola qui. Buonissima, sembra un torroncino alle nocciole con fuori ricoperto di cioccolato fondente, però non si sente tanto. Mi piace davvero tanto, è super particolare, promossissima. Sinceramente molto buona questa, quando si ha voglia proprio di nocciola, di cioccolato, di qualcosa di dolce. Poi 45 grammi, 18 grammi di proteine sono top. Andiamo con l'ultima barretta di per la colazione, ed è questa qui della Optimum Nutrition Protein Bar, vabbè, gusto cookies and cream, eccola qui. Allora, ragazzi, alcuni vi dirò i valori e ve lo scriverò, e di altri no, perché molti sono solo per 100 grammi, tipo come... Ah no, questa qui ce l'ho. Per 62 grammi ha 213 calorie, 6,9 grammi di grassi, 19 carbo e 20 grammi di proteine. Eccola qui. Allora, ragazzi, io faccio questi video assaggio non perché... Più che altro per le challenge, ma anche per accumulare comunque un video e recensirvi più prodotti. Quindi per questo motivo lo faccio. Almeno quando vedete questi video vi segnate le barrette. Ah, non vi ho detto che tutte le barrette le trovate su un supplement. Scusatemi.
che voi me lo chiedete. Ovviamente giù nell'info box ci sono tutti i link. Allora, eccola qui. Allora, è bellissima. Che buon profumo. Eccola qui. Bellina dentro. Ci sono i pezzi del biscotto. Sembra tipo un gelato. Assaggiamo. Non sa di niente in particolare, però questa consistenza morbida. Buona, però non ha un gusto deciso. Se salto per il cioccolato, un po' di caramella, non lo so, ma non si sente tanto all'interno. Mi piace da morire la consistenza, sembra un po' tra virgolette la consistenza del Kinder Pinguin quando lo mordete, perché cioè raga è morbidissimo, perché c'ha questo strato fuori di cioccolato e la morbidezza all'interno. Però se vi devo dire il suo gusto in particolare, che sa di biscotto, no, per me non sa di biscotto, però la consistenza mi piace. Infatti sicuramente ci sarà qualche altro gusto. Allora, il mio voto per questa barretta è 6,5. 6,5. 6,5, 7, perché è buona la consistenza, ma il sapore è un po'... non lo so. Invece questa qui 8, molto sfiziosa. Quindi queste due sono state le prime barrette della giornata. Noi ci vediamo direttamente con il pranzo barra post workout. Direi molto più presentabile rispetto a stamattina, ma ci stava, raga. Ho da poco finito di allenarmi, cioè non proprio da poco, da un'oretta. Ho fatto un bel allenamento oggi, poi vabbè mi sono un po' sistemata per rendermi comunque un po' più decente. Allora, eccoci qua con il pranzo barra post workout. Sono le 13:50. Io non lo so, ma a volte si vede, a volte no, quindi io per sicurezza faccio lo screen. E ho qui due barrette da provare. Allora, la prima io devo provare questa qui, ed è questa qui della Crunch Warrior White Chocolate Crisp. No raga, io la amo. 64 grammi ed ha, per barretta, quindi 64 grammi, 241 calorie, 11 grammi di grassi, 25 di carbo e 20 di proteine. Ovviamente io oltre a dirvelo ve lo lascio anche scritto qui, anche con il prezzo delle barrette. No raga. Mi sono innamorata. Sembra un lion bianco, ve lo giuro. Cosa dire? Cioè, è spettacolare. Devo fare una foto, scusatemi, perché è troppo troppo bella. Innamorata, assaggiamo. È
la mia preferita. All'interno invece c'è anche qualche biscotto e poi c'è questo strato di caramello. Innamorata, raga, mamma mia che buona. Si sente proprio di cioccolato bianco. Comunque, raga, è molto paragonabile. È l'alternativa proteica al white, al Lion White. Prima di dare il voto ci tenevo a dirvi che sì, sicuramente ci sarà qualche pezzo di caramello, ma io non mi vedo, quindi non lo so. La tinta che indosso è la 35 di Wygon, molto bella come tinta. Raga, vabbè, io non penso che ve lo devo anche dire, ma per me il voto è 10. Cioè, raga, buonissima. Andiamo a provare quest'altra qui che è della Protein Bar della Nano. Nell'ultimo video abbiamo provato Cookies and Cream, se non sbaglio. Invece questo qui è Salted Salty Peanut Caramel. Eccola. Sono curiosissima di provarla. I valori ve li lascio scritti qui. Sono 58 grammi di barretta, perché non ci sono scritti. Oddio, ma è bellissima! Allora, raga, non so se vedete, ci sono proprio i pezzi di arachide. Duro. Bella, veramente molto bella. Assaggiamo. Come sapore e consistenza è uguale alle melty, è la stessa cosa, solo che ovviamente le melty quando vi arrivano, quelle di Brody's, sono sempre tutte schiacciate, queste invece no, ma è uguale alle melty. Chi ha assaggiato le melty è ugualissima a peanut butter, infatti pure l'interno. L'interno somiglia un po' alla, no, pure alla Melty, manca la zero, quell'altra lì però morbida, però è buona. Come barretta è molto pastosa, infatti non la riacquisterei, cioè non la ricomprerò, perché sinceramente è troppo troppo un burro d'arachidi. E sinceramente dopo un po' disgusta anche, sincera, perché è troppo pesante. Ricapitolando, sinceramente per mio gusto personale, perché per me è troppo stucchevole, troppo dolce, si vede da un 7. Ovviamente sono sempre pareri soggettivi perché comunque è buona la barretta in sé, solo che per me è troppo dolce, a me le cose proprio così non mi fanno impazzire. Però devo dire che niente male, se amate tipo le melty vi consiglio di prenderle. E qui dentro anche il pranzo è andato, quindi ci vediamo direttamente con la merenda. A dopo! Eccomi qua con la merenda, io mi sono rimessa di nuovo la maglietta sopra. Cioè, raga, è una soddisfazione questa felpa perché pensate che è L ed è di H&M e mi va bene. Invece 2 anni fa mi andava talmente larga che quasi mi andava a vestitino. Quindi, per dirvi, cioè, questa maglia è vecchissima, però si mantiene ancora bene, le amo. Sono queste qui di H&M, top. Comunque, sono qui per fare insieme a voi la merenda.
Vi faccio vedere che ore sono, sì, però devo eliminare un attimo tutti i messaggi e tutte le notifiche. Sono le 16:37. Spero che si vede. Sono le 16:37, spero che ho attivato la macchina fotografica, però mal che va che non l'ho attivata, si spegne, quindi regge ancora, quindi penso che sta attivata. Allora, scusatemi, qualche capello birbantello, ma io voglio provare insieme a voi questa barretta della Promeal gusto cocco. Io ho paura, perché a me queste consistenze così non mi fanno impazzire. Sì, mo voi dite sì, perché non l'hai presa? Perché a volte non lo so, forse ci sorprende. Allora, c'è da notare come sono scritte qua le cose. Allora, una barretta a 144 calorie, 3 grammi di grassi, 24 grammi di proteine e carboidrati, 5 grammi di carboidrati. Quindi, raga, per una barretta di 40 grammi è fantastica, specialmente per le proteine. Quindi, e poi anche i grassi molto bassi. Sa di cocco, però io ho paura. Eccola. Allora, penso che dalla mia faccia si capisce tutto, o no? Allora, sinceramente ha lo stesso retrogusto della Quest, di quella della Quest. Sa di sciroppo. No, sa un po' di cocco, ma sinceramente a me non mi piace proprio. Ok, valori fantastici, ma restano solo fantastici valori. Ma ragazzi, sinceramente, anche no. Io adesso bevo e andiamo a provare una chicca. Questa la volevo provare proprio per soddisfazione, ma sinceramente non ve la consiglio proprio. Beh. Direi di andare a provare lei, che è la Granade Carb Killa, penso che si pronuncia così. Una ragazza me l'ha detto pure, è stata gentile a dirmelo proprio in un audio vocale, ma io mi sono già dimenticata. Allora, questo qui è Chocolate Salted Caramel, è una delle novità. Eccola. Allora, per 60 grammi ha 226 calorie, 9,5 grammi di grassi, poi proteine 20 e carboidrati 20. Assaggiamo. Comunque questa confezione è troppo bella. Io comunque ho deciso che devo comprarmi qualche, vabbè, mo siamo in casa, però vabbè, qualche maglietta bella di questo colore, perché a me fa impazzire questo colore. È tipo un Tiffany barra azzurro. Questa è buona, io le amo, non l'ho mai assaggiata, però già il profumo. Eccolo qua. Mi aspettavo di trovare un po' il caramello, no, il cioccolato. Ve lo giuro che sembra il marzo. È buonissima. Morbidissima specialmente. Questa la dovete prendere, raga, è troppo buona. Scioccata. Troppo buona. È un incrocio tra Snickers e Mars, è buonissima. Voi sapete cosa manca come barrette? Io ancora non ho trovato una bella barretta proprio al cocco. Solo cocco, tipo cioccolato bianco e cocco. Mamma mia, raga, sarebbe
sapete cosa ne esce, mamma mia, secondo me sarà fantastica, voi cosa ne dite? Però che ci pensano, sapete cosa sembra? Oltre a Mars e lo Snickers, di mangiare un cioccolatino Lindt, proprio perché per la morbidezza e quando si scioglie, innamorata. Innamorata. Ho già dimenticato il brutto nostro incontro. Allora, sinceramente io questa barretta, guardatela bene, gli do un bel 9,5. Ma anche 10, 9,5 10. Cioè, è buonissima. Ah, raga, però secondo me cocco spacca. E quindi niente, raga, noi ci vediamo direttamente per l'ultimo pasto, che sarebbe la cena. A dopo. Eccoci qua con l'ultima parte del video, sì, scusatemi sti capelli dietro se si aprono un po', ma non ci fate caso. Allora, sono le 20:30, eccolo qui, e ovviamente ultima barretta, ho lasciato questa qui, 55 della Y Sport, protein bar, limone e cioccolato, eccola qua. Allora, questa... per 55 grammi 250 calorie, 9,6 grammi di grassi, 14,5 di carbo e 25 grammi di proteine. Quindi vediamo un po', assaggiamo. È il limone, mi preoccupa, ve lo giuro. Vabbè, facciamo prima a far così. L'odore è un po', non lo so, vediamo. Buona, ma troppo forte, raga. Il limone è super chimico. Sì, si sente il limone, però troppo chimico, troppo. Il mio voto per questa barretta è 5,5. Non mi fa impazzire, non è male, ma non è, non rientra nelle mie preferite. Penso che ci sono di barretta al limone che meritano di più, tipo quella lì della Self Home Nutrition, adesso non ricordo. Quindi niente, raga, questo video volge al termine. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!